Buongiorno ragazzi e buongiorno cari amici miei di YouTube. Prima di tutto vi invito a mettere mi piace, condividere e iscrivervi sul vostro canale per dare il vostro, diciamo, piccolo aiuto al nostro canale. Il nuovo episodio di Boruto, episodio 135, è appena uscito. È molto molto intrigante, siccome abbiamo visto delle cose, diciamo, mai o cose un po' grave da vedere in un anime, soprattutto guardando gli altri episodi di Boruto. Questo forse è quello più non voglio dire schifoso, ma come dire, tipo l'attacco dei giganti in cui si ammazzano, no? Molto sanguinoso, diciamo così. E abbiamo visto in questo episodio delle tecniche che ci sono mancate, le tecniche di Jiraiya, il maestro Jiraiya, e ci ha fatto sentire un po' di nostalgia dei vecchi anime di Naruto. E non solo, abbiamo visto anche la tecnica di Sasuke quando lui ha tirato un suo fireball jutsu, o la sua tecnica della fiamma, verso il cielo proprio per cambiare il tempo, ma lo fa prima, per non dare nessun indizio all'avversario. Ma in questo episodio lo fa maggiormente perché ha poco chakra rimanente, e per aumentare la forza del suo attacco ha dovuto a farsi aiutare dalla natura, dal fulmine della natura. E quindi tornando a Momoshiki in questo episodio si è trasformato veramente in, diciamo, in un animale, per come si è comportato, ma anche come è stato disegnato, perché è stato disegnato come un uccello pescatore, diciamo, che pesca i pesci. E anche se l'episodio era molto epico, un combattimento epico, e siamo stati anche, diciamo, sorpresi dal fatto che Urashiki ha mangiato i suoi occhi per avere un aumento di potere, una cosa che non si fa normalmente nell'universo di Naruto o di Boruto. E quindi siamo stati sorpresi un po', e quando, dopo che ha mangiato i suoi occhi, diciamo, è passato attraverso una specie di specchio per cambiare, diciamo, la sua apparenza e avere questo aumento di potere. È uscito con gli occhi di, non so se è Byakugan o Tensaigan, ma di colore oro, e con una Rinnegan sulla fronte. Assomiglia proprio a un uccello, anche quando è stato attaccato da Boruto e Naruto si muoveva come un uccello, volava e tutto, cioè lui poteva sempre volare, però in questo caso si muoveva proprio come un uccello. Quindi un po' ci faceva ridere come è stato disegnato, però tutto sommando l'episodio era bellissimo. E infatti forse non avevano più nessuna idea da includere,
diciamo, per prolungare questo, diciamo, questa storia con Urashiki, e l'hanno finito con diciamo, l'insieme della forza di Naruto e di Boruto, che in inglese è la Rasengan aumentata di potenza con la collaborazione dei loro chakra, sentimenti e tutto. Una cosa che è stato fatto anche con Naruto e suo padre. E in questo caso è stato fatto tra Naruto e suo figlio. Vi consiglio di guardare l'episodio perché è veramente un bel episodio. Finiamo il video qua e purtroppo non possiamo mettere l'episodio sul nostro canale, anche perché ultimamente stiamo avendo un problema. Tutti i creatori o diciamo i YouTuber che parlano di anime e manga vengono attaccati da questo gruppo, compagnia oppure a una persona sola, un troll dell'internet che diciamo fa dei report di tutti i canali che parla di manga e di anime. Quindi speriamo che la community di YouTube risolva questo problema più presto possibile. Finiamo il video qua e grazie mille ragazzi, non dimenticate di iscrivervi, di condividere questo video. Buona giornata.